Ed ecco a voi quindi Flat Quarter Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Golden Retriever, Labrador Retriever, Nova Scotia Dactyling Retriever, Pachtelund, Lagotto Romagnolo, Welsh Spaniel, Flamber Spaniel, Cao de Agua Portuguese, Cocker Spaniel Inglese. Cani da riporto, ovvero le sei razze retriever, le vediamo cinque, manca solo il curly, le abbiamo tutte presenti in questa esposizione internazionale, Flat, Chesapeake, Golden, Labrador e Nova Scotia. Cani da cerca, ovvero gli Spaniel, abbiamo lo Spaniel tedesco, Wachtelhund, in tedesco significa cacciatore di quaglie, il Welsh Springer Spaniel, il Clumber Spaniel e il Cocker Spaniel inglese, e come cani d'acqua abbiamo il nostro Lagotto Romagnolo e il portoghese Cao de Agua. Pubblico di Montichiari, lo possiamo fare un bel applauso, eh? Splendido questo ottavo raggruppamento, esposizione internazionale canina, Kennel Club Giulio Colombo. La nostra giudice Jana Janek sceglierà cinque finalisti, dai quali verranno poi selezionati i tre vincitori. Si fermano Nova Scotia, Labrador, Lagotto, Welsh Springer Spaniel e Cocker Spaniel inglese. E un grande applauso per tutti i migliori di razza del ottavo raggruppamento. Infatti non ho ancora detto che tutti i soggetti che vediamo sfilare hanno già il titolo di migliore di razza, per cui hanno vinto all'interno della classe di appartenenza, hanno spareggiato contro le classi dello stesso sesso e hanno spareggiato nuovamente contro i vincitori del sesso opposto. Ecco i nostri finalisti: Cocker Spaniel inglese, Springer Spaniel gallese, Lagotto Romagnolo, Nova Scotia Dactyling Retriever e Labrador Retriever. Saliamo sul podio. Prego giudice. Accoglieremo in terrazza i tre vincitori anche di questo raggruppamento. Al terzo posto, Labrador Retriever. Al secondo posto, Welsh Springer Spaniel. Vince il raggruppamento il Lagotto Romagnolo. Stiamo per presentare un raggruppamento molto consistente
come numero di razze presentate. È il nono raggruppamento, quello delle razze da compagnia. Abbiamo razze provenienti da varie tipologie. Vedremo in questo raggruppamento cani da caccia,